Dopo il netto successo in casa del Villa Mattoni, il Città di Teramo ospita il Mutignano con l'obiettivo di prendersi la vetta. Al Pigliacelli di Montorrealvo Mano però i biancazzurri arrivano vogliosi di muovere la classifica dopo i due risultati negativi con Fontanelle e Turris Val Pescara. Tutti a disposizione per mister Marco Pomante, che tra gli 11 iniziali conferma l'attaccante lettone Nikita Kovalonox, supportato da Igramellà e Palumbo. Biglietti tutti esauriti in mattinata. Dirige Pierpaolo Costantini di Pescara, coadiuvato da Diana Di Meo di Pescara e Mara Menella di Lanciano. Parte meglio il Mutignano, che però deve attendere 10 minuti per la prima conclusione verso Bozzi, ma Mariani calcia alle stelle. Dopo un inizio non brillante, il Teramo si sveglia ed inizia a macinare gioco e creare ottime palle gol. Al 13° corner battuto al centro dell'area da Palumbo. Svetta Kovalonox, ma il primo legno del match gli nega la seconda gioia stagionale. I biancorossi vanno ad un passo dal vantaggio anche al 28°, quando Cosmo Palumbo, direttamente da calcio di punizione, disegna una parabola insidiosa. Spinelli si allunga e con l'aiuto del palo evita l'1-0. Nikita Kovalonox domina nel gioco aereo, anche al 36°, quando viene pescato dall'ottimo traversone dalla sinistra di Antonelli, ma non trova la porta. Ad un colpo di testa del lettone risponde un calcio di punizione di Palumbo, che stavolta però non impensierisce Spinelli. Il numero 1 ospite si preoccupa e come sul finire di primo tempo, quando Igramellà porta a 3 il conto dei legni, della prima frazione biancorossa. Le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano al secondo tempo. Tra il 10° e l'11° dal possibile vantaggio biancorosso con il calcio di punizione pericolosissimo di Diez si passa allo 0-1 firmato Mattia Rachini. Un'ottima combinazione manda il classe 99 a tu per tu con Lorenzo Bozzi, che non può nulla. La gioia ospite dura appena 7 minuti. Al 18° l'asse Ferraioli-Palumbo confeziona un cioccolatino solo da scartare per Kovalonox, che da due passi a porta spalancata fa 1-1. Il Teramo ovviamente non si accontenta e si riversa in avanti. Farindolini lotta all'interno dell'area di rigore, ma spreca così. Ma al 38° e al 39° il Mutignano a farsi vedere in avanti, con due tentativi dalla distanza che trovano stessa sorte, prima di Nunziato e poi di Mariani. Ad un minuto dalla fine l'occasione per il Mutignano è clamorosa. Di Stefano pasticcia e regala la sfera a Ndiaye. Bozzi è miracoloso e salva il diavolo. Termina 1-1, il Teramo manca l'aggancio in vetta. Sono 4 ora le lunghezze di distanza dalla Turris Val Pescara. Per il Mutignano un punto importantissimo che muove la classifica. Pareggio giusto, perché è stata una partita equilibratissima da ambo le parti. Noi, come hai appena detto tu, dovevamo smuovere la classifica perché venivamo da due brutte sconfitte immeritate e quindi serviva fare risultato. Non ci siamo tirati indietro, ce la siamo giocata fino alla fine e peccato, perché l'occasione più grossa ce l'abbiamo avuta noi al 90° prima e subito dopo, quando l'arbitro ha ostacolato clamorosamente Mariani che stava andando in porta. Le squadre sono tutte toste, le partite vanno giocate tutte, non ci sono squadre scarse. È chiaro che la prima partita col Fontanelle è stata falsata dal vento, non si doveva giocare, abbiamo aspettato un tempo, poi ci hanno fatto rifare il riscaldamento, è stata una partita un po' falsata. Domenica scorsa abbiamo perso male, non meritavamo, non dico la vittoria, ma almeno un punto sicuramente. Oggi, ripeto, ce la siamo giocata, siamo venuti qui senza paura, abbiamo fatto una buona partita, complimenti al Teramo, perché comunque sia è una squadra forte e alla fine sono sicuro che vincerà il campionato. Noi ci siamo preparati per giocarcela uomo contro uomo, l'abbiamo preparata così. Il Teramo, ripeto, la reputo un'ottima squadra, sono sicuro che se arriva alla fine del girone di andata attaccata alle prime e poi si rinforzerà senz'altro. No, ma come io questo lo sapevo soprattutto perché oggi, come ho detto anche venerdì, affrontiamo una squadra forte, al di là della classifica è una squadra che è stata costruita per fare bene, però è anche vero che oggi noi non abbiamo fatto una buona partita, una partita da squadra, soprattutto la prima parte del primo tempo. Non abbiamo fatto bene, non eravamo cattivi nei contrasti, poi dopo il vantaggio loro ci siamo un po' svegliati, siamo stati bravi subito a pareggiare la partita. Poi nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto l'errore grande, quello di pensare di risolvere la partita singolarmente, non da squadra, e noi questo non lo dobbiamo fare, perché noi lo vedete pure voi, appena acceleriamo un po', che giochiamo da squadra, facciamo quei 4-5 passaggi di fila, creiamo sempre occasioni da gol. Se pensiamo di prendere la palla a 40 metri da porta e arrivare da solo in porta, può stare in promozione, in Serie A, prima categoria, questo non ci riuscirà mai, perché dall'altra parte, come ho detto prima, hai giocato rivali.
Ma sinceramente non può stare bene, perché noi in casa dovevamo vincere perché non ci nascondiamo, sappiamo, io l'ho sempre detto all'inizio campionato, sappiamo che l'impresa è difficile, però io non mi nascondo, noi dobbiamo puntare in alto, abbiamo mille difficoltà, quello è vero, però se poi in queste mille difficoltà ci aggiungiamo anche tante cose dove noi possiamo fare diversamente, come l'atteggiamento del primo tempo, i primi 20 minuti, sinceramente una squadra come la nostra è vero che ha tante difficoltà, sapete tutti, mi sono stufato anche di ripeterlo e non lo voglio ripetere, però con un altro atteggiamento questa partita secondo me la poteva portare in porto, anche se dall'altra parte abbiamo trovato, come avete visto, c'era una buona squadra. Sì, però l'ho fatto perché sapevo che loro giocavano con la difesa a 4, volevano giocare con questa difesa a 4 e cercavo di fargli male sugli esterni con giocatori come Farindolini e Anassi Cramina. Poi è normale, col senno di poi è sempre facile parlare. È stata la mia scelta, non è stata una scelta dei ragazzi, è normale che non ha dato i risultati che mi aspettavo. Poi quando siamo messi 4-3-1-2 la squadra ha giocato meglio, però come ho detto prima è stato fatto l'errore di cercare di risolvere la partita singolarmente, non lo dobbiamo fare, in questa squadra ci sono giocatori forti, ma giocatori normale categoria che diventano forti se giocano da squadra, non singolarmente. No, ma ho fatto una scelta perché mi serviva un po' più di qualità a centrocampo, ho tolto Censori per mettere Tato. E Lorenzo Marcone oggi, nonostante la grossa parte settimana scorsa, oggi non l'ho visto bene, ho messo Minozzi. Poi la sfortuna ha voluto che dopo 5 minuti si è fatto male, lì sinceramente sono stato un po' bloccato con i cambi e ho dovuto togliere anche Antonelli. Però non è una scelta nel senso che non mi sono piaciute, me è normale se sono uscite perché tra virgolette mi aspettavo di più, ma se dovevo fare dei cambi dovevo fare almeno 10 oggi. Sì, ma quello dispiace, noi ci tenevamo tantissimo. Guarda, da quel punto di vista, con questo atteggiamento, i ragazzi non posso rimproverare nulla, perché loro ci hanno messa tutta, i ragazzi alla fine erano sfiniti. Però è normale che ci tenevamo perché vengono sempre in tanti e se lo meritano. Un passo indietro non lo è. E sapevamo che il Mutignano era una squadra ostica, veniva da due sconfitte e quindi la pelle l'avrebbe venduta molto cara, per cui non può essere un passo indietro. Dobbiamo lavorare ancora di più, lo sapevamo che le prime giornate noi pagavamo lo scotto di una preparazione ritardata, quindi dobbiamo andare avanti, guardare avanti, fare gruppo, puntare ancora di più a fare gruppo, e stare insieme e allenarci bene. Sì, allo stato dei fatti poteva esserci qualcosa in più di noi, visto che c'è stato più possesso palla, un palo, una traversa, eccetera. Fa parte del calcio le perdite di tempo, ormai ci siamo abituati. Stefano De Giglio, bella domanda. Stefano De Giglio è un grande calciatore, viene da un'esperienza che ha concluso pochi giorni fa a Taranto. Stefano De Giglio è nei nostri sogni, è nei nostri desideri. Stefano De Giglio in fase di riflessione. Teramo riflette sempre, il città di Teramo riflette sempre.